Signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerren e siamo arrivati all'ultimo match di questa serata. Ultimo match che va ad indicare quello che vuole essere l'inizio di una miracle run, l'inizio di una scalata davvero difficile per gli Outplayed, che saranno protagonisti di quest'ultima partita e si giocheranno la capacità di sopravvivere contro niente po' di meno che la vetta della classifica stessa. Outplayed che però li abbiamo visto mettere in partita, li abbiamo visti esistere, abbiamo dei segni di vita da parte di questi Outplayed, sono dei segni di vita forti, sono dei segni di vita convincenti quando presenti. Quindi oggi vorrei vedere degli Outplayed, magari non per forza vincenti contro i Makers che saranno i loro avversari, ma vorrei che cercassero di tenere alto l'onore anche nella sconfitta. Voglio vederli, se proprio devono uscire, uscire a testa alta. Beh, dall'altro lato abbiamo, come sottolineato, dei Makers però che nelle ultime settimane, l'ultima settimana, hanno avuto un po' una difficoltà. Due scivoloni di fila che hanno fatto molto male, soprattutto nel matchup diretto nei confronti dei Machko, che adesso hanno il vantaggio sempre in scontri diretti. Machko hanno già vinto oggi, quindi devi vincere per forza di cose tu se vuoi sognare di rubare, sgraffignare quel primo posto con un punto di vantaggio. Anche perché effettivamente se i Machko dovessero, cioè se i Makers dovessero perdere questa partita, per loro sarebbe secondo posto automatico, perché anche in caso dovessero vincere domani e i Machko dovessero perdere domani, ci sarebbe la risoluzione del pari merito con gli scontri diretti, quindi per i Makers vincere oggi è obbligatorio se vogliono sperare indirettamente di poter raggiungere la vetta della classifica. Makers e Machko, comunque l'abbiamo già detto, con la vittoria di oggi, con la sconfitta in realtà dei Cyberground, hanno bloccato la loro posizione in prima e seconda classifica, con delle performance convincenti a tutto tondo. E tra l'altro sappiamo che i Makers la settimana 0-2 è arrivata con problemi di salute da parte della squadra. Adesso che i problemi di salute non ci sono più, per gli Outplayed sarà una difficile gatta da pelare. Beh, andiamo a scoprirlo in draft, signore e signori, perché questa ultima draft della serata, 3-9 contro 9-3, Outplayed che sono lo specchio dei Makers in questo caso. Devono fare davvero un miracolo per riuscire a uscirne. Vedremo, vedremo se ci riusciranno e vedremo con cosa ci riusciranno, perché comunque abbiamo visto dei take molto personali nelle draft di oggi, abbiamo visto comunque i team cercare di interpretare a modo proprio le varie condizioni di vittoria e Outplayed ci pensano anche solo sul primo ban. Ok, investono un po' più tempo del solito, poco importa, è rimosso Rell fin da subito, quindi dichiari non voglio giocare una corsia inferiore in cui devo gestire hard engage pesante. Ed non effettivamente non è un'informazione che rivela molto per ora. Se stiamo parlando di Click, stiamo anche parlando di un giocatore noto per la sua capacità di playmaking. Rell è vero, è un campione da ingaggio pesante, ma è anche un campione in grado di forzare degli ingaggi dalla nebbia di guerra, magari con un flash all'istante. La tempesta magnetica, una suprema che tanto era stata bistrattata, sarò sincero, anche da parte mia nel vederla rivelata al pubblico, perché magari poco spettacolare, e invece no, Rell appena hanno imparato a giocarci intorno, adesso è un campione di tutto rispetto. Così come Seraphine, che ormai non riesce a superare indenne mai la fase di ban. È troppo complesso giocare attorno a Seraphine, per il suo potere di danno, per il suo potere di scudi, per il suo potere di ingaggio senza senso, da una violenza inaudita, da una distanza inaudita. È troppo difficile gestirla. Non vuoi avere quel mal di testa, la rimuovi subito in automatico. Twisted Fate, quindi ancora una volta questo campione continua a essere targettato dai ban, soprattutto quando sei blue side. A proposito, come mai più blue side? Infatti la mia faccia è un pochettino stranita, era per quello, perché vuol dire comunque che Collo vuole giocare qualcosa di totalmente diverso dal gioco di mappa. Perché se giochi contro Twisted Fate, dei modi per aggirare o comunque cercare di giocare intorno al suo gioco di mappa ci sono. C'è Galio, c'è Sylas, c'è Nocturne, che in realtà è una risposta che si vede poco spesso in rispetto a Twisted Fate, ma è una cosa che mi piacerebbe vedere molto di più. Magari in futuro, quando verrà reworkato. Purtroppo manca ancora tempo per quello. Un bel po' di tempo. Sì, ma il punto è che Nocturne, anche adesso, prima del rework, è una buona risposta a Twisted Fate. Solo che allenare Nocturne mid non è una cosa che vediamo spesso. Ma magari qualche pick aggressivo da parte di questi Outplayed per cercare di cogliere sotto gamba gli avversari. Che bannano Kai'Sa dopo il ban di Aphelios? Ha senso, forse? Più che altro ci sono tre ban sui tiratori che sono più giocati in assoluto e quindi sono un pochino emozionato, perché forse vedremo qualcosa di anche leggermente diverso. Ashe contro Tristana. Ezreal
Già Ezreal, per quanto io non sia un fan di Ezreal, è qualcosa di diverso su quella corsia inferiore. Il nuovo soprattutto Ezreal, quello da critico, quello da guinzo, quello da predatore d'essenza, e l'Ezreal on it. Per adesso lo scambio è Galio per Udyr. Scambio che mi vede già di base poco convinto della draft degli Outplayed, perché ok, Galio è un pick interessante, ma avevi fretta di mettere Galio dalla tua? Così tanta fretta ad accedere Udyr? Toppare sì. Non... Il punto è questo. Galio di solito lo vai adesso a prendere come un counterpick o come una risposta a qualcosa. Certo, può essere comunque forte. Il punto è che hai lasciato Udyr ai tuoi avversari, che è uno dei jungler più forti in assoluto del gioco. E hanno preso pure Azir. Swire l'abbiamo già visto con Azir quanto può far male. Tra l'altro, parlando di Galio, anche lì è un campione che da quando è stato modificato nella sua essenza da mid laner, da quando sono arrivati dei nerf specifici, performa molto meglio da supporto. Ne parlava spesso Noodles durante le fasi di analisi delle partite in cui vedevamo la possibilità di inserire Galio all'interno della draft stessa. E quindi forse non è neanche così importante come flex pick la Outplayed. Galio, Jhin, e adesso che cosa chiudo gli Outplayed? Questa è una draft a dir poco curiosa, soprattutto perché hai già rivelato tanto della tua draft già ora. Talia? Hai un tiratore da utilità, quindi ti serve un'altra forma di DPS. Ma Azir non è presente, quindi probabilmente dovresti optarlo dalla giungla. Nidalee, arriva Nidalee, che non è proprio una forma di DPS, quindi vuoi puntarlo sulla corsia centrale. Adesso quindi puoi bannare campioni che fanno danno sostenuto sulla corsia centrale. Ed effettivamente Azir, mentre... va a gestire abbastanza male alcuni tipi di matchup troppo aggressivi. Se vai a rimuoverli, puoi permettere ad Azir di giocare magari una priorità sulla cometa, puoi permettere ad Azir di giocare qualcosa che gli permetta di scalare. Arriva alla fine Ash, come avevamo preventivato, un po' scherzosamente, un po' meno, perché comunque sappiamo che sia uno dei campioni di Gubi. Quindi sarà Ash contro Jhin la corsia inferiore. E contro Ash continua a sperare ancora di più che quel Galio sia un Galio bot, perché a questo punto quello che vuoi fare contro Ash è forzare ingaggi contro di lei. Cominciano a volare ban verso la corsia superiore. Doxy lo mettono a loro agio, rimuovono Camille da quella corsia superiore. Però, giustamente, si rendono conto di outplayed. Bene, proviamo a mettere in difficoltà la bot lane. Mettiamo in difficoltà Click, togliamogli ancora playmaking. Gli togli Thresh, e hai già tolto Rell. Non riesco... Che campione è quel? È Volibear, oh mamma. Ebbene sì, siamo così poco così abituati a vedere... Un ban di Volibear. Un ban su Volibear, che vederlo lì tagliato da quella barretta rossa è bastato censurare il campione agli occhi del buon Terenas, ma... Sono Makers, troppo vecchio per queste cose ormai, mi sa. Con il ban di Gangplank, che vanno a rimuovere perché probabilmente Doxy voleva giocare scaling in risposta ai ban aggressivi della top lane, si ritroveranno ad affrontare un Gnar che comunque se la può giocare benissimo. E abbiamo già visto Doxy riuscire a gestire anche uno contro due senza troppi problemi con Gnar. Vediamo la risposta degli Outplayed. Intanto Malphite, che è un'ottima risposta contro Gnar. Puoi andare a rassare costantemente con la tua magica rotella, definiamola così, per mancanza di terminologia più specifica. Non è che è molto solito che qualcosa esca dalla terra e giri un disco rotante che taglia il terreno. È una scheggia sismica, lo dice il nome stesso, sì, è Malphite. Sì. Malphite è la roccia, non puoi contestare la roccia. Ma infatti è la roccia. Cioè, quello è Zed! Quello è Zed! Aspetta, cosa? Ok, Cole! Quello è Zed! Questo non me l'aspettavo. Quindi hai... Quello è Lulu! Ok, aspetta, ok, wait, ho bisogno di un attimo per metabolizzare quanto è appena successo in B5 allora, R5. Allora. Intanto Zed contro... Zir capisco l'idea, vuoi un assassino, vuoi andare a premere contro il tuo avversario, vuoi anche un minimo di potenzialità di push, è uno dei campioni che Cole conosce meglio in assoluto. Perfetto, ma Lulu R5 in risposta a B5 Zed? Oh, quello è il disastro più grosso. Eh sì. Perché Lulu è uno dei migliori campioni in assoluto per andare a gestire proprio la categoria degli assassini. Tante volte nessuno gioca Lulu proprio perché dici, vabbè, non serve, non è necessario. L'unico motivo per cui ti serve davvero Lulu è il Polymorph. Qual è la categoria di campioni che è una tale minaccia che devi avere il Polymorph? Gli assassini. Zed, piccato così, contro purtroppo Lulu, era destino che succedesse. Inoltre, la corsia Galio contro Lulu è doomed completamente. È una corsia... Sì, quello era un effetto collaterale. Dove tu ti ritrovi con un campione corpo a corpo che vorrebbe cercare di giocare una lane contro Lulu, uno dei campioni più fastidiosi che League of Legends abbia mai regalato all'umanità. Uno dei campioni che effettivamente va a gestire molto bene queste corsie che vorrebbero ingaggiare, dato che ha tante fonti di disingaggio, peeling, arras.
è un campione con una forte identità da enchanter, ma enchanter molesto, un enchanter che ti continua ad allontanare dai minion, un enchanter che continua a obbligarti a giocare fuori dalla tua gittata di comfort. Outplayed, benvenuti all'inferno. Non ho altro modo per definire questo match, perché serio, sarà così dannatamente difficile per voi sopravvivere. Andiamo a vedere insieme quanto riusciranno a sopravvivere. I game di prima hanno avuto dei first blood estremamente presto, quindi signore e signori, è il momento. Signore e signori, siamo sulla landa degli evocatori. Riuscirà il magico Zed di fine pick degli Outplayed a permettergli di avere ragione della Lulu di fine draft avversaria? Chi lo sa? Diteci voi che cosa pensate, voi che ci state seguendo da casa, con i vostri hashtag, hashtag OPWin per gli Outplayed dal lato blu del ring, mentre hashtag MKSWin per i Makers dal lato rosso che vanno ad affrontarli, mentre Udyr fluttua. E il tuo hashtag a chi va? E lo chiedo velocemente prima che Makers succedano cose. Makers. 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 Ho un rapporto estremamente conflittuale con Lulu. Perché? Odio da morire quel campione. Oh no, Gubi. Gubi semplicemente probabilmente andrà attraverso il muro, non serve neanche, mancano il mancabile. Wow. Questa partita è sponsorizzata da Jankos. Detto questo, stavamo parlando di Lulu. Lulu effettivamente è un campione che odio con tutto me stesso trovarmici contro in qualsiasi situazione possibile e immaginabile, ma mi diverte così tanto vederla in partita. Adoro commentare i game di Lulu. Praticamente non vuoi mai essere la vittima di Lulu. Esatto, esatto, ma è divertente. È come quando vedi tipo quei video divertenti di non lo so, gente che inciampa in maniera imbarazzante, oppure i Darwin Award ogni tanto. Ok, no, sì, quello è un po' più crudele, però capisco il senso. Ecco, dici, è divertente perché non è successo a me. Esatto, Lulu è quello. Lulu è divertente perché non è successo a me. Makers che iniziano topside con Taxer e Doxy che... Doxy gli sta dando un bel pull. Questo è un incredibile pull per un Udyr. Sì, tra l'altro Udyr Tigre Fenice, quindi l'Udyr da Power Clear. Un Udyr che, sì, affronterà Nidalee, quindi comunque un campione in grado di pulire in fretta la propria giungla, ma non di meno un campione che riuscirà a premere parecchio su queste corsie. Patkiz a topside che giustamente va di scudo di Doran per mitigare la rassa in entrata. Doxy uguale, identico, perché sa che quando arriva una rotella non è mai felice. Povero Cole, il livello 1 di Zed contro un Azir è contro infernale. Qualsiasi campione da gittata, dover essere lì con quegli shuriken alla stittare, con dei cooldown e dei costi in energia tutt'altro che permissivi, non piacevolissimo, ecco. Tra l'altro Azir da cometa ovviamente è da sfinimento, quindi un Azir ben equipaggiato per affrontare il ninja delle ombre. Mamma. Cole almeno ha 3 pozioni, quindi quello è il minore dei problemi. Sia bot... Gubi e Click hanno anche il vantaggio di pressione. Come fai ad affrontare questa lane? Ti giuro, mi viene da piangere. L'hai detto prima, benvenuti all'inferno. Questa è veramente... Allora, era già di per sé il boss del gioco più difficile e tu lo stai affrontando nella first run. Quel minion si è teletrasportato. E lo stavo dicendo, lo stai affrontando in first run in modalità estrema. Quel minion è sempre stato lì. Sì. Sei tu che non ci credevi abbastanza. Sono i poteri forti a volervi far credere che quel minion non fosse lì, ragazzi. Buono però il congelamento impostato da parte di Bullet e Seed. Provarsi in una corsia in un deficit di priorità di questo tipo e riuscire comunque a congelare, minacciando tra l'altro ingaggi con Lotus, è un ottimo inizio di partita. Si è inferiore, cercherà l'ingaggio Seed, arriva una provocazione istantanea, i danni su cui sono estremamente alti, lo scudo in 4 vola e Bullet trova il primo sangue a 3 minuti e 30. Ne avevamo appena parlato, guarda che bel congelamento e guarda che bel inserimento, e infatti gli Outplayed ci mangiano sopra. Riescono a trovare il primo sangue, trovato tra l'altro in grande stile da parte di Bullet. Flash 4 sul tiratore avversario. Ci ha provato la piccola Lulu a portare in salvo la piccola Ash, ma la piccola Ash è finita sotto una piccola granata devastante. Quanto dolore. Quanto dolore per i Makers. Iniziare così non è il massimo. E invece gli Outplayed sono felici. Sono felici perché la loro è una composizione che, per quanto stia giocando in modalità estrema, le condizioni di vittoria le ha. È una composizione che gioca con Jin e Zed, che gioca con Malphite per andare ad ingaggiare in teamfight. E avere Malphite Galio come strumenti di follow-up, avere una Nidalee che quindi ha un poligono di tiro a quel punto dove tirare giavellotti. E abbiamo visto che inizialmente ne è mancato qualcuno, ma abbiamo visto anche in corsia inferiore cosa succede quando i giavellotti vanno a segno.
Mid lane purtroppo Cole sarà sempre in difficoltà, almeno fino a livello 6. Swairu ha un unico scopo: prendere il Seeker Zamsgard e rendere la vita di Zed un inferno. Anche perché ormai le risposte al danno magico, se si è campioni da danno fisico, non sono più così efficaci. Io ho una guerra civile contro la Riot in corso, perché l'ex drinker è il peggior oggetto del gioco. Peggiore dell'oggetto dei lumi, secondo me. Sì, al momento devo dire che ci stanno un pochettino provando a rendere viabili le fauci di Malmortius, ma finché lo scudo verrà legato al peggior utilizzo possibile della passiva della linea vitale, purtroppo quell'oggetto vedrà poco successo. Daxer. Ok, va, decide di andare per l'all-in. Ah, proprio... capisco. Beh, lui è Udyr, può correre. Infatti, sì, addirittura passaggio all'interno della giungla avversaria con punizione per recuperare HP. Corre via, felicemente. Ha anche forzato l'ustione di Cole. Questo è così comodo per Swairu, perché per i prossimi minuti non avrà la minaccia di quell'all-in. O almeno, può tentare l'all-in Cole. Sì. Ma è troppo importante l'ustione, soprattutto esatto, in questa fase della partita. Esattamente. Letalità almeno già presente, ma dall'altro lato c'è già il parabraccia, quindi quella letalità per, almeno per ora viene vanificata. Batkitz ha aggredito da Doxy. Guarda che Doxy non va sottovalutato il danno in arrivo. Pericolosissimo. Per adesso sei ancora nella fase di partita dove Gnar può giocarsela contro Malphite. Malphite non ha tutte quelle resistenze, quindi Malphite continuerà tranquillamente la sua fase di corsia. Nel frattempo quello che vedete è ovviamente una disconnessione momentanea che non ha influito sul proseguo della partita. Era dovuto al fatto che Gnar, l'iperattività non si è attivata sul minion perché erano scadute le cariche, e quindi quando perdi un minion così come top laner è inaccettabile. Vero, vero. E ovviamente la di carry risponde di conseguenza, che dice: ah, ok, non è possibile che il mio top laner manchi così le cose, me ne vado. Basta. Outplayed, che conquistano questo drago della montagna in cerità. I danni che arrivano non sono poi così pochi. Makers per ora tanto tranquilli su questa corsia inferiore. Comprensibile dopo quello che è successo. Esatto. Non hai ancora il flash su Ashe, quindi dici: per ora giochiamocela safe. E continuano a congelare però gli outplayed, continuano a creare questa linea difensiva nella gestione della fase di corsia. Attenzione a Cole, aggredito da parte di Zwairo, ma riesce a portarsi al sicuro. Purtroppo sabbie mobili un po' corte. Sì, Zwairo probabilmente voleva utilizzare la Suprema, ma Cole aveva molti modi per fuggire. Suprema disponibile per Zed, flash disponibile. Cercavi di impensierire l'avversario? Magari volevi forzare una risorsa facendogli credere: ehi, ti sto per ingaggiare, e lui flashava preventivamente. Esatto. Magari, sì, quello è probabile, quello sì. Devi anche provare queste azioni una volta ogni tanto. Patrizia potrebbe andare per l'all-in. Oh, il salto è stato troppo lento e Doxy cadrà! Ha battuto in tempo zero. Lotus con una lancia perfetta. Altro che Jankos. Questa Nidalee, signori! Come dice anche Nico, in questo caso si sta rivelando essere decisamente la scelta migliore. Lotus continua a premere adesso in profondità, visione nella trifronda, va ad accompagnare Patkitsa e l'ondata di Patkitsa fino alla struttura nemica, obbligando quindi il teletrasporto di Doxy, che non può permettersi la passeggiata con la grossa ondata accumulata. Bozzaide! Oh oh, Gubi che viene immobilizzato, arriva la provocazione perfetta su due, Bullet è anche forte della Suprema, Gubi sta rischiando grosso, Exhaust lo salverà per qualche istante. Bullet, quanti danni subiti nonostante tutto? Si apre il sipario! Uno mancato! E due... Tre, quattro per quanto? Immobilizzati entrambi. Che rischio colossale. Makers che stanno subendo da questi outplayed. Che early game, signori. E non è neanche i Makers stanno giocando male e gli outplayed stanno abusando di errori. No, no. Questi sono gli outplayed che premono. Questi sono gli outplayed che si cercano le risorse sulla mappa e se le vanno a prendere e prendere. Makers che almeno il messaggero della Landa lo portano a casa. 500 gol di vantaggio con due uccisioni non è il massimo per gli outplayed. Questo può risultare problematico sul lungo termine, perché ok, hai visto Gnar morire topside, ma è comunque sotto di 24 minion quel Malphite. Mid lane stesso discorso, 25 minion di differenza. Tutto dipende poi da come questo si andrà a spostare sul resto della mappa, perché stiamo parlando di Zed e Malphite, due campioni che intervenendo riescono arriva a chiudere bene. Scorta imperiale. Oh, che schivata da parte di Sid! Costringe Swairo all'utilizzo immediato del flash e sabbie mobili. Sid, wow, quella era veramente da highlight. Quello era veramente smurfatissimo. Complimentoni. Edwire è riuscito almeno a mantenere il sfinimento della sua, altrimenti Cole aveva un comodissimo inserimento per l'all-in.
stato dell'ondata positivo, permetterà inoltre a Cole di resettare. Ha recuperato un pochettino in farm, l'ondata finirà sotto torre. E da parte di Cole vorrei anche capire che cosa vorrà fare. Per adesso... Ok, scettro vampirico sarà Eclissi. Scelta più saggia. Mi sarei aspettato quello. Però, magari, non lo so, uno Zed che decide di andare in modalità iper all-in, one tap, mi sacrifico per la patria con un artiglio del predatore. Sarebbe stato divertente, anche se molto meno efficace. Assolutamente, ma vuoi anche avere l'opportunità con Zed di poter split pushare. Vero, non split vero, pusherai vero. Troppo lontano dagli obiettivi più importanti, perché non hai il teletrasporto. Allo stesso tempo, vuoi questa opportunità. Bullet lisciato da parte di Gubi la freccia. Incantata, aia, questo è un grosso problema. Hai rivelato dove è Taxer, hai usato un cooldown importantissimo. E ora Bullet può stare tranquillo anche in 1 contro 2, liberando Kalio. Continua tranquillo su questa fase di corsia. Se non fosse che i Makers cercano di impostare un congelamento, ma è impossibile. Guarda quanti minion caster ci sono, sono 6 accumulati su questa ondata, quindi l'ondata andrà a pushare favorevolmente verso Bullet, che riesce quindi ad avere un wave management eccellente in funzione di un supporto che per adesso sta cercando di controllare la mappa. Outplayed, dove eravate finiti? Cercano l'aggressione mid. Tante attenzioni da parte degli Outplayed. Jin però non riuscirà a mantenere quel congelamento, non in 1 contro 2, anzi... Sta rischiando di essere arrassato addirittura sotto la struttura, non proprio il massimo, a 30 secondi dal drago della nuvola. I Makers saranno top side con il drago della nuvola che sta per apparire? Beh, scambiano. Non sappiamo ancora per cosa, invece lo sappiamo, il primo mattone. Primo mattone per un drago della nuvola, sì, è uno scambio che farei ogni giorno anche io. Anche perché stiamo parlando di Gnar contro Malphite, un matchup dove non vuoi lasciare tempo a Malphite. Oh, povero Gubi, cioè tra il red buff e tutto, è morto. Arrivano i proiettili, è riuscito a schivare abbastanza proiettili. Parkinson però gli tirerà un'ultima rotella, no! La cometa lo uccide. Gli Outplayed l'hanno chiuso in 4, perderanno il primo mattone gli Outplayed, ma poco gli importa. Prendono la vita di Ash, gli hanno preso il flash, adesso si prenderanno il drago della nuvola. Gnar farmerà sicuramente, ma non sei triste. Il messaggero è ancora lì? Perché c'è il modello di Gnar che sta coprendo l'ondata? No. No, niente, peccato. Allora sì, è uno scambio decisamente favorevole agli Outplayed. Trovano l'obiettivo, ma Taxer vuole contestare sul drago. Potrebbe essere stato un pull quello di Lotus. Vogliono combattere, Patrizia sul fianco. Fight, sì, lo ruba! Taxer riesce a rubare il drago della nuvola giusto in tempo. Lancia di Nidalee a vuoto. Taxer che palla attorno a questi avversari. Udyr corre, lo si sa. Però non ti aspettavi questo! Makers hanno dalla loro la prima struttura. Makers riescono a trovare la parità monetaria sul tabellone nonostante le 3 kill di vantaggio degli avversari. Adesso hanno anche pareggiato le strutture, le risorse elementali. Un Patkizza un po' spaventato, aveva la suprema disponibile, poteva cercare di inserirsi sul fianco ed impedire quindi matematicamente ad Udyr di contestare l'obiettivo, ma così non è stato. La presenza di Lotus non è stato altro che un pull. Outplayed non hanno neanche conquistato abbastanza placcature botside. Vediamo la quarta placcatura ancora in tonsa e questo rende Cole felice che di nuovo, Gubi felice che ancora una volta va ad accumulare un'ondata che pusherà a favore di Bullet, ma con l'arrivo di Lulu abbiamo visto prima che Jin non riesca veramente a contestare quel congelamento di corsia. Cercano di nuovo Zwairo. Sid però non può permettersi di tanto. Arriverà la provocazione, la scorta imperiale per mandarlo sotto la struttura. No, ti sei immobilizzato contro Nidalee. Arriva l'olino, Zed abbatte il povero Zwairo. Cole salvato dalla cura per un soffio. Makers che perdono le risorse qua. Taxer sta rischiando. È tanto tankoso Taxer, eh? Vero, vero, sì. Ci sono le piastre d'acciaio, quindi può resistere bene a Zed. E per il momento da parte di Nidalee e Galio non arriva abbastanza danno, anche perché è un Galio supporto, quindi un Galio tank. La cosa più assurda è vedere Bullet in vantaggio di farm quando è stato da solo per tutto il game. Serio, Sid è stato solo in corsia centrale, superate il livello 4. Beh, Bullet sa di poterselo permettere, c'è tanta fiducia tra questi due compagni di squadra. O meglio, l'hanno sviluppata questa fiducia nel corso dell'anno. Taxer si sta spostando sulla corsia inferiore. Sotto visione, o meglio, va a piazzare un lume di controllo e adesso viene spottato che va a rimuovere il lume invisibile avversario. Stavano semplicemente farmando i Krug, in ogni caso gli Outplayed, non li vedo tristi della situazione. Dovrebbero provare a contestare, continua a essere alta la pressione.
Gioco sia inferiore, le placcature non verranno conquistate. Swire estremamente aggressivo su Cole, i danni che cominciano a volare sono molto alti. Arriva la freccia di Ash, flashata, Daxel trova lo stordimento, l'all-in non arriva. Cole purtroppo non può rispondere a tutti questi controlli. Non c'era la Suprema, di Doxy. Conseguenza Doxy, che cosa sta provando a fare? Ha provato ad aggredire Lotus da solo e posso comprendere l'idea. Oh oh, premobilizzato, arriva la Suprema da parte di Jhin. Doxy sta per trasformarsi in forma Mega, c'è lo stordimento, il 4 non basterà. Patkiz alla fine decide di non investire. No, non ce l'ha nemmeno la Suprema. Dove l'ha utilizzata? Perché non forse è proprio topside determinanti. E Doxy è arrivata all'azione comunque full vita. Aspetta, quindi... aspetta, arriva lo stordimento ed arriva la full combo, ma su Malphite con così tanta armatura purtroppo non fa tanto. Guanto di gelo ardente, quindi già abbiamo un Malphite che inizia a scalare anche sulle dimensioni all'interno della partita. Sarà una grossa grossa roccia quella che si andrà ad abbattere sui Makers nel mid to late game. E c'è da dire una cosa, i Makers devono far lavorare con gli straordinari quella Azir. Una Azir che decide ovviamente di lasciare la Glessidra di Zonia trovandosi in un matchup contro Zed. Buona per lui la riduzione ricarica tramite velocità d'abilità, buona per lui tutta quell'armatura e soprattutto la stasi riutilizzabile. Zed viene vanificato immensamente da quell'oggetto e da qui in poi la pressione si sposta sul suo roaming, la pressione si sposta su Ashe, difficile perché c'è Lulu, la pressione si sposta su Gnar, difficile perché è Gnar. Zed è uno di quei campioni sempre interessanti, belli da vedere, divertenti quando trovano successo, ma che rischia di rimanere così indietro man mano che la partita avanza. Se solo ci fosse un oggetto che ti dia attacco fisico e resistenza magica per permetterti di combattere in maniera efficace. Cercano di aggredire Cole, liscio di nuovo da parte della freccia di Gubi, però Taxer corre, mamma corre tanto. Quanto corre Taxer? Ce la fa? No, oh, per un soffio! Purtroppo abbiamo visto esaurirsi nella ondata d'energia rallentante il Chemtank Turbo, essersi attivato a metà corsia e non aver raggiunto le membra di Zed, che si porta così al sicuro. Ma Taxer ne approfitta per dare priorità alla sua duo lane, che adesso insiste verso la seconda struttura dei Makers. Mentre gli Outplayed, per quanto siano ghiotti in uccisioni, macroscopicamente sono ancora all'asciutto. Hanno zero torri dalla loro. Allora, io non voglio essere crudele, ma ho visto più lance di Jankos andare a segno che frecce di Ashe in questo game. Vabbè, dai, sono ulti che vanno a zonare gli avversari. E finché una lancia che zona, ok, ci sto, ma una Suprema che ulta... deve essere quella di Sejuani, quella che ult, dai. L'obiettivo era la torre, l'hanno presa, va bene così. Taxer viene colpito, attenzione. Rischia? No, perché Sid purtroppo col pugno di giustizia, angolo infelice per lui, non sarà facile inserirsi. Doxy, pronto alla forma Mega. La barra della rabbia è bella carica, Outplayed che sono a caccia. E ho spottato Patkiz per un pixel. In tutto questo inoltre vanno a rivelare la loro posizione dentro il cespuglio con un giavellotto alla distanza. Lotus dà informazioni preziose, tra l'altro per poi mancarlo anche il giavellotto. Il lume di controllo mantiene vantaggio di visione, un fiume scomodo da raggiungere, ma non si può dire la stessa cosa della struttura che viene assediata con successo da parte dei Makers. Ben separati anche, perché tanto sanno che possono permettersi di ingaggiare in maniera efficace. Doxy che va a rallentare Sid, arriva la freccia, ma ancora una volta a vuoto. Sid sta rischiando grosso. Patkiza potrebbe provare a controingaggiare con quel corridoio, ma bravi Makers che prendono spazio, costringono la Suprema. Jhin che trova un po' da rasso e nulla di più. Outplayed già sul drago infernale, proveranno la conquista in tempi brevi. Vuoi davvero rischiare? Con l'arrivo di Cole sul fianco potrebbe essere una grossa minaccia. Gubi deve stare attento, deve essere cauto. La tensione si fa sempre più forte, arriva la canalizzazione, Gaia va a immobilizzare Swairo, bellissimo utilizzo da parte della Zonia, Gubi trova la prima uccisione, Doxy che cerca il seguimento, troverà lì, trova lo stordimento doppio addirittura, Cole sta rischiando tantissimo, e nel frattempo Patkiz si è lanciato in avanti, disperatamente non trova nulla, Cole fugge via, immobilizzata lascia avversaria, alla fine il drago infernale è dei Makers. E siamo passati nel giro di 1 minuto e 40 secondi da oh mio Dio, questi Outplayed! Oh mio Dio, questi Outplayed. Perché che cosa hanno fatto qui? Hanno passato un quarto d'ora all'interno di un cespuglio, rivelando comunque la loro posizione con i giavellotti di Nidalee. Hanno visto gli avversari conquistare la struttura in corsia centrale. Si sono esposti sprecando Supreme e facendo perdere 2/3 della barra degli HP di Sid. Hanno cercato di contestare un drago facendo ingaggiare Sid basso in salute e non utilizzando la Suprema di Malphite, se non all'ultimo momento su un tiratore che aveva il flash, che schiva la Suprema, uccidono Malphite, reingaggiano con la Suprema di Lulu disponibile utilizzando l'ingaggio da parte di Zed. Tutto quello che gli Outplayed hanno fatto nell'ultimo minuto di partita era sbagliato. Wow, penso sia la frase più crudele che tu abbia mai detto qua al Caster Desk. Ma guarda qui, guarda cioè, qui. Cioè, 2 minuti di errori è
Batkiza con la Suprema disponibile fanno esporre Sid nella backline che viene instaghibbato. Zuairo alla stasi, e lo sai perché ha rushato la Glacier di Zonia. È stato distrutto anche in seconda battuta Batkiza perché aveva inutilmente tankato il drago troppo a lungo. E Cole ingaggia con la crescita selvaggia di Lulu che vanifica il tutto. Mamma, questo ha fatto male. Messaggero della Landa, anche questo ha fatto male. Dalla corsia centrale hanno tutto il tempo di girarsi adesso i Makers. Non c'è l'ondata di Minion, quindi per adesso non è necessario intercettarlo. Infatti la testata verrà canalizzata. Però sì, sarà una cannonata di cristallo, un po' di vita tolta alla struttura e niente di più. Non trovi ovviamente neanche placcature, trattandosi del 20° minuto di partita. E Doxy è lì di fianco ai compagni di squadra. L'unica consolazione macroscopica degli outplayed che vediamo al momento è Cole in side lane che sta continuando a premere, non contestato, ma così come non è contestato il push di Azir, quindi hai uno Zed e un Azir che prendono risorse locali gratis. Ah beh, io salgo sul carro di Azir al momento. Vedere. Allora, immagino che quello di Azir sia un eco di Luden, o anche questo è un Everfrost. Oddio, sarebbe divertente, sarò sincero. Però Azir mago da Luden è una cosa che vediamo abbastanza spesso. Mm-mm. Quindi, oh. Ecco la prima freccia, va a segno su Bullets, va tutto direttamente al muro. All in da parte dei Makers. Gubi festeggia, finalmente c'è. Quanto ha tankato la torre però, mamma mia. Oh Zed che tenta la linea da Nidox, viene rallentato, subisce l'exhaust, c'è anche la crescita selvaggia. Gubi estremamente in pericolo. Sid adesso tu per tu, Taxel guarda come segue, non ha paura. Quello, Malphite è riuscito ad arrivare sulla backline abbattendo Gubi. Taxel è stato baitato e kaitato brutalmente sia da Cole che da Lotus. Il tentativo di Bullet di schivare una freccia scattando dritto con la tempesta impetuosa è stato tipo yeah. È stato strano. Pacchizza e tutto ciò, però ciao. Muore sotto torre. Cioè, capisci quanto è difficile giocare contro questi avversari quando possono ucciderti sotto torre senza esporsi nemmeno tanto? Beh, Pacchizza non ha la minima resistenza magica se non le statistiche ibride del guanto di gelo ardente, che sappiamo essere più che mediocri. 30 di resistenza magica la stat line di base, non un granché su Malphite. E questo significa che un Azir mago che con le sue abilità vuole fare danno, quando lancia i soldati in avanti ti fa danno, non vuole rimanere lì ad attaccare, e a tutti gli effetti un mago da burst, ti ha burstato. Sotto torre o meno non sono condizioni di esistenza quando non hai la tua suprema con Malphite. Certo, Batkiza avrebbe potuto flashare, ma lasceremo ai posteri l'ardua sentenza riguardo l'utilizzo di quell'incantesimo, se magari riuscirà a farlo valere di più in un teamfight a breve. 4.000 gol di vantaggio, Makers in una posizione già più comoda a confronto con l'inizio di questa partita, che era partita in maniera esplosiva in favore di questi outplayed. Nemmeno la Rust vale più la pena investire nei confronti di Gubi, grazie a quell'arco scudo immortale, l'Immortal Shieldbow, si rigenera così tanti HP già ora. E Doxy in side lane, comunque già dotato di un po' di armatura, ma soprattutto del preziosissimo pegno di Sterak, può tranquillamente duellare con Zed, e quindi Zed viene anche allontanato dalla corsia dalla sola presenza di Gnar, si riporta in corsia centrale. Abbiamo il sussurro fatale, quindi probabilmente si tratterà di uno Zed con rancore di Serilda come secondo oggetto. È un oggetto fantastico sugli spellcaster AD, è un oggetto veramente eccellente sugli assassini come Zed, come Talon e via dicendo, però potrebbe forse essere arrivato troppo tardi. Guarda i danni, mamma, che ha preso Batkiza. Oh mamma! Capisci il potere di Azir Mago? Anche perché Azir Mago, quando è nato? Quando è arrivato l'ultimo buff? Quando hanno buffato il cooldown della Q? Quando hanno reso Azir un campione in grado di riposizionare i propri soldati? Ma c'è da ricordare una cosa, riposizionarli fa danno. I soldati scattano per andarsi a riposizionare e Azir però ha sprecato le sabbie mobili. Infatti stavo per sottolineare che le sabbie mobili sprecate sono un grosso problema. Zuairo che prende un po' di tempo, però sta arrivando anche la freccia di Asha. Ma come volta la manca ogni volta? Bene qua, utilizzata la suprema da parte di Sid. Doxy che cerca il seguimento, trovano il rallentamento, arrivano i colpi volanti da parte di Jin dalla distanza. 1, 2, 3, il 4, cede su Doxy oltretutto. Importante perché ora c'è il drago infernale da combattere e i Makers la loro frontline l'hanno già persa. Anche perché Doxy è vicino sia alla forma mega, ma ha già sprecato il cooldown del pegno di Sterak, niente scudo per lui. Va a zonare gli avversari, però molto buono il suo posizionamento. Abbiamo sul fianco Batkiza e Bullet. Ci prova ancora una volta con Lotus, quell'ingaggio. Lotus incomincia, ma non è troppo tardi, è soul point, arriva
l'ingaggio, il knock up ai danni del povero Click. I danni però non dovrebbero sfirsi di lui. Arriva lo stordimento ai danni del povero Jin. Caduto la di Carry, ora è un problema molto grosso perché Sid non può fare davvero nulla. Cole non può reinserirsi. Doppia uccisione trovata da parte di Twilight. Double kill e double crunch in cui adesso vai all'inseguimento non solo del povero Cole con Gumi che troverà rallentamento dopo rallentamento. Se ci muore adesso rido troppo. Ok, no, all'arco scudo ancora. E figuriamoci. E nel frattempo muore anche Doxy. Scusami. Sì. Muore anche Patkizza. E infatti trovano la carneficina e i Makers possono girarsi direttamente per il barone Nashor. E qui abbiamo visto gli Outplayed spegnersi. E probabilmente abbiamo visto la fine della stagione regolare di questi Outplayed con uno Zed che non ha potuto fare altro che vedere una Ashe caitarla a morte. Uno Zed che continuava a provare a far danno ma mai abbastanza. Uno Zed che ha trovato le sue uccisioni ma l'arco scudo immortale ha impedito completamente agli avversari di giocare intorno ad Ashe. E Taxer, per quanto stesse rischiando un pochettino la sua vita, basta la forma tartaruga a riportarlo in salute. E Barone Nashor, i Makers impennano una gold lead adesso di 7000 unità sul tabellone. E vediamo l'azione dall'inizio. Perché Doxy, ok, non aveva più impegni di Sterak, ma il suo posizionamento è stato pressoché perfetto. Si tanca il più possibile, si lancia in avanti, va a stordire più persone. Ed è vero, si deve sacrificare per questo, perché aveva già sprecato le risorse difensive. Ma ha abilitato uno scenario così macroscopicamente importante per i suoi alleati. E qui il povero Cole, gliene si può dire quante se ne vuole, ma... Puoi fare davvero poco contro Ashe quando comincia a rallentarti. O hai i cooldown necessari per combatterla, o... accetti che sei finito. Sì. E i giavellotti a vuoto, Lotus non fa altro che contornare, fare fotografie ai Makers mentre passano per la sua giungla, che in realtà già definirla la sua giungla è fallace come ragionamento, perché quella è la giungla dei Makers. Beh, puoi perdere la tua casa se viene conquistata da qualcun altro. Sì. Quindi... In realtà penso che i Makers non debbano neanche conquistarla. Qui si parla proprio di Usuka Pione, perché ormai hanno passato così tanto tempo in quella metà campo che è di loro proprietà di diritto. Zed split in side lane, ma comunque uno Zed che ancora non completato il secondo oggetto, ci sta mettendo tempo a premere. Ci sono le torri esterne ancora up per i Makers. Questa è la prima torre degli Outplayed e arriva mentre la quinta torre cade a favore dei Makers. Cosa abbiamo imparato però oggi? Nidalee non paga il suo mutuo. Addirittura. A quanto pare, se si è ripreso la giungla, la banca Makers. Ok, ok. Beh, Taxer effettivamente nome nomen in questo caso. Viene evocato l'idolo del sole sulla corsia inferiore, mantengono la pressione molto alta. Doxy, forma mega che è andata a scadere proprio in questo istante, quindi la pressione sì è alta, ma senza la sua mano del barone, purtroppo quella mid lane fa poco. No, ce l'ha invece, cosa sto dicendo? Era vivo quando l'hanno completato il Baron. Sì, è che ci sono state così tante morti collaterali che abbiamo perso un attimino la conta di quanti buff siano attivi e dove. Taxer si mangia un giavellotto come se fosse una merendina e continuano con questo assedio che non trova risposta. Non riescono... Patkins è spaventatissimo da questa partita. La sta giocando. È davvero difficile come Malphite inserirsi, perché una volta che sei in... Oh, Doxy che prova l'ingaggio, purtroppo non trova nessuno, viene immobilizzato. Tanti danni subiti. Arriva il knock-up, subito utilizzata la suprema difensiva da parte di Lulu. Taxer che comincia a minacciare e costringe gli avversari a battere in ritirata. Ultimo colpo, purtroppo a vuoto. Taxer è così trancoso come Udyr. Mamma. Sì, lì con la sua corazza dell'uomo morto, con i calzari del ninja e anche disponibile per lui il Tank Turbo. Quindi sì, è un Udyr che non tirerai giù con Jin. Jin, da quando ha abbandonato la sua storica build da Eclissi, è un Jin che fa fatica di nuovo a gestire i tank. Jin da Eclissi era l'unico Jin che storicamente ha gestito bene i tank. E nonostante sia un Jin adesso con i saluti di Lord Dominic come secondo oggetto, che ha anteposto quell'oggetto alla letalità di un collezionista, perché adesso sono tante statistiche in più, comunque non bastano. Così superiore, Gnar va a mettere pressione, Doxy. Forma mega disponibile, si sta trasportando le spalle addirittura di Cole, va a rallentarlo, cercherà l'olin di risposta, c'è lo stordimento, arriva Galio dal cielo, l'entrata dell'eroe basterà, mi sa proprio di no, con quella provocazione però, quella freccia di Ashe ha immobilizzato Lotus per un secolo e mezzo, infatti non può permettersi di supportare i propri compagni.
Ragni, scorta imperiale che va da Patregalio. Lotto continua a subire i rallentamenti. Gubi continua a colpire uno dietro l'altro. Volano le frecce di Asce. Adesso è Doxy a dover inseguire, a rallentare Patkinza e finalmente a trovare l'uccisione. Lotto sta rischiando un ultimo colpo di boomerang, potrebbe fare la differenza. Doxy viene accelerato, guarda Click come lo aiuta, e guarda qua come Doxy trova la doppia. Vogliono il dive, vogliono il dive, ma c'è il laser della fontana, è troppo pericoloso. I soldati di Azir zanno gli Hellblade e cancellano addirittura i loro sogni. Signore e signori, Makers che riprendono un po' di fervore, una vittoria della loro, e almeno si mettono comodi comodi fianco a fianco a quei Machko. E per gli Outplayed, signori, la stagione finisce qui. Abbiamo ancora una partita da giocare, ma sarà una partita che non li riuscirà a salvare in nessun modo dalla zona retrocessione. Però... adesso zona di distacco non più recuperabile. Due punti di distacco da tutte le altre squadre, una sola partita da giocare. Un peccato per gli Outplayed, ma i Makers oggi si sono ripresi. I Makers hanno giocato bene, abusando di errori da mid game un po' grossolani da parte del team avversario, ma di questo lasceremo poi discutere l'analyst desk. La parola per adesso passa di nuovo a voi. Andiamo su Twitter a votare per quelli che sono gli MVP plausibili per questa partita. Personalmente è stato un gioco di squadra, quindi fatico anche ad attribuirlo a qualcuno. Vi ricordo, account Twitter da andare a seguire, sul quale andare a votare, PG Sports It. Perché Gubi? Allora, in realtà penso che l'azione contro Zed sia valsa da sola la... quell'ustione che ha sprecato Zed, esatto, in giungla, esatto. Quella. Esatto. Beh, io voglio sentire invece l'imperatore di Shurima in persona, il signor Zwairo, dirci il perché sono riusciti a vincere a questo modo. Eccomi qua, sono con Zwairo dopo una grande e importante vittoria per la squadra, confermando quindi così la loro ripresa. Dopo la settimana 0-2 partiamo come sempre con il domandare un po' al giocatore come si sente dopo questa vittoria. So, hi Zwairo, welcome back to the interview, welcome back to the winner's lounge after a rough week. How are you feeling after this win? Hello everyone, I feel obviously really good, but everyone needs to lose, so we did. Yeah, you got it out of your system, let's say. So you're now ready for the rest of the schedule. Ha detto chiaramente sta molto bene dopo questa vittoria. Yeah, sure, go ahead, sorry. It was like error, but we'll fix it for playoffs. That's great to hear. Ha aggiunto che è stato un piccolo errore, ma lo aggiusteranno sicuramente per i playoff. Ma sì, ha detto, bello sicuramente tornare dopo le sconfitte. Sono state le sconfitte, tutti devono perdere prima o poi, noi abbiamo perso adesso, così poi siamo un pochino più liberi. Zwairo, candidato per l'MVP, quindi adesso lascio un po' il palcoscenico per fare anche un po' il suo pitch, per perché dovresti andare a votare per lui. So, we've seen now that you're a candidate for the MVP this game, you had a great game on Azir, so why don't you pitch to the audience why they should go and vote for you? Guys, why should you vote for me? For first, I'm mid laner. The meta right now for us is not that good. I feel like support some games. I just like to play Orianna so I can shield my ADC. So I think this game, I really deserve it. It might be my last MVP, who knows? So please, if you have chance, just vote for me. Ha detto è il mid laner, il meta in questo momento non è fantastico per loro, a volte si sente addirittura il support un po' della landa. Ha fatto una gran bella partita, questo potrebbe essere la sua ultima chance di vincere MVP, quindi per favore andate a votare per Zwairo. Io sono andato a votare per lui giusto mentre mi stava dimostrando, per dimostrare la mia lealtà. Ecco, una gran bella partita sicuramente. Però torniamo a parlare un po' effettivamente del game nello specifico. Una piccola domanda anche sul meta, perché ha affrontato uno Zed in questa partita, quindi voglio sentire anche un po' le sue opinioni sul pick della corsia centrale. I wanted to ask you something about this game, because you play against Zed in the mid lane. Definitely a rare and uncommon pick. What do you think about it? I think it was like he had really big confidence to pick it. It didn't pay off because it's like really hard for Zed to pay off right now. That's why no one is playing it. But I can respect that. I had feeling that he would pick it, but I saw his solo queue obviously, and I'm like, could be Galio mid, but maybe he will go some spicy, and he went, but it didn't work. But we can respect that. Yeah, that's obviously a really great thing to hear. Ha detto, beh, ha provato qualcosa di un pochino più particolare, di qualcosa più aggressivo, lo rispetta molto la scelta di aver cercato questo rischio. Non ha funzionato, purtroppo Zed è un campione che adesso per riuscire a fare veramente funzionare appieno
ha bisogno di molte cose che vadano a suo favore. Questo purtroppo non è successo questa partita. Un po' dice se lo aspettava, perché contro, visto chiaramente seguiva la solo queue di call del suo avversario, pensato potrebbe essere quel Galio, potrebbe essere verso la mid lane, però penso che uscirà fuori qualcosa di spicy, ed effettivamente così è stato purtroppo il risultato, o meglio per fortuna per i Makers non è andato così a loro favore. Ultima domanda che voglio fare, visto che adesso questa vittoria dei Makers elimina gli Outplayed dai playoff, come ho chiesto un po' anche a tutti gli altri prima nella giornata di oggi, quale secondo lui sarà l'altro team che non arriverà ai playoff? So the last thing I wanted to ask you, since your win eliminates Outplayed from playoffs definitely, I've asked this to everyone else who appeared on the interview before you today, but who do you think is going to be the other team that's not going to make it to playoffs? I don't really know, because I'm not following the end of ladder. So okay. I can't really say who will be. But instead of this, I can say a nice story. Because right. everyone okay. else can talk about who will not go to playoffs, but who can tell story? I can tell story. So guys, maybe ask why I have this pullover. So my mom told me, she came to my room and she said, oh, you have your sister pullover. And like, yeah, it was like, you know, it's getting colder when I play. And she's like, you always won when you had this. And you know what? I didn't have it. It's last week. So this week I had this and we won. But also guys, I need to show you my new t-shirt. It's obviously Maker's t-shirt, so I'm not sure if it was pullover. Maybe it was Maker's. Like, obviously, Van Orton was here. So, guys, remember, best t-shirt, Maker's. And that's all about story. You can translate. It will be long one. I'm gonna make it quick. That's a great pitch, by the way. In pratica, invece di rispondere alla domanda, decidi di raccontare una storia, perché tutti possono raccontare, cioè scegliere un po' quale sarà il team che non arriverà ai playoff, però soltanto lui può raccontare la storia. Raccontato di questo pullover che stava indossando, un pullover che gli ha consigliato sua madre di indossare, visto che ormai sta facendo un pochino più freddo mentre gioca, ed è un pullover che dice sua madre, quando lo indossi hai vinto sempre, ed in effetti settimana scorsa non l'avevo indossato, quindi questa settimana torna il pullover fortunato, tornano le vittorie, ma soprattutto sotto il pullover ci sono le magliette nuove dei Makers, quindi... Un bel display, una bella dimostrazione anche del nuovo merch, del nuovo abbigliamento della squadra, che non sa se è il pullover, non sa se è la maglietta, ma in effetti oggi ha portato loro la vittoria. Thank you so much, Zwire, for the interview. By the way, live update, you actually got the MVP. I'm watching on my second screen. Let's go! Ball, so... My MVP! Yeah. Oh, sorry, you I didn't it. Want to you interrupt you, it, but you know, it's MVP, like, we care. Perfectly fair. I also voted for you while we were talking, so you don't get mad at me later, but you got it in dominant fashion, by the way, 65% of the vote. So let's really go, guys. Job. We but got it. As always, it was really fun talking to you, Zwyro. Good luck for your match tomorrow, and good luck for playoffs, because we're going to see you there. Yeah, thanks, guys, and have a nice day or night. Play a lot of solo queue. Let's go. È sempre un piacere comunque averlo in intervista, regala sempre emozioni, ecco, questo è poco ma sicuro. Zwyro regala sempre delle emozioni, compresa anche questa storia molto interessante da cui possiamo comunque vincerne l'amore della famiglia, della madre che lo porta a vincere, come un qualsiasi manga shonen, quindi lui è l'eroe della sua storia. Le interviste di Zwyro sono sempre ricche di risate, e sono ricche di risate come penso che sia stato il nostro Buddy's Bank Richest Player, se dovessi indovinare. Perché infatti, giuro che non l'ho visto su Twitter che qualcuno ha pubblicato lo schermo di fine partita, giuro che non l'ho visto lì, ragazzi, non sono un tipo di persona. Di pochissimo, tra l'altro, veramente. Sì, già, 38 gold. 38 esatto. gold. E beh, anche perché Doxy ci ha dato comunque, anche lui in questa partita. E come? Ah, però comunque... Gnar diventa un hyper carry Gnar praticamente. Sì. Comunque, giusto per rispondere anche alle domande che avevano i nostri caster quando abbiamo lanciato anche la cosa MVP, abbiamo scelto Gumi per via della grande ripresa che ha avuto nel mid game, perché ha avuto un early game assolutamente disastroso, fuori. O meglio, non chiaramente per colpa sua, ma posso decisamente simpatizzare in quanto AD carry player nel essere un Ashe permadivato sotto la sua torre, permagredito tutti gli avversari. Era fuori dai giochi. Morti, era fuori dai giochi e poi comunque ho trovato un modo esatto. per avere un impatto e avere una ripresa, quindi questo è il motivo. Poi comunque ha vinto Zwyro, non importa, però
Volevo soltanto fare questa parentesi. Dovevamo mettere altre due persone al fianco di Zwyro, quindi ho scelto. No, scherzi. Molto bravi, Makers. Sicuramente i Makers. Ecco, partiamo da questo presupposto. Sicuramente Makers. Questo è il titolo che darei ad un articolo di giornale su un repost di questa partita. Makers tornano, convincono come ce l'aspettavamo. Quindi una leggera storta durante il cammino. Che può fare male uno o due giorni, poi però la settimana dopo è già passata, curata. E questo è ovviamente il messaggio che traspare dalla partita, convincente. Outplayed, per quanto abbiano provato di mettere un po' in ginocchio alcuni punti, cercando di comprendere magari un Doxy, ma ormai sembrava tornato in forma, allora cerchiamo di puntare su quella corsa inferiore dove c'è per appunto quell'Ash, come dicevi anche tu, Moon. Alla fine però questo non ha portato nient'altro che il finale a cui abbiamo assistito per l'appunto. Già, e in realtà dal nostro punto di vista un po' di observer onnisciente, questa partita è sempre stata abbastanza chiara nel suo svolgimento, perché sì, anche se abbiamo visto gli outplayed partire bene all'inizio, accumulare un'uccisione, poi due, poi tre, poi quattro, senza che i Makers riuscissero a rispondere al conto, poteva essere qualcosa di un pochino più incerto da un punto di vista magari proprio interno alla partita, ma noi abbiamo l'opportunità di vedere con i gold che continuavano a salire, mm-hmm, vantaggio Makers, con la pressione sulle torri, con tutti i Makers erano sotto di 4 uccisioni e sopra di 300 gold, con una composizione dove dall'altro lato vedi comunque campioni come Zed, Jin, Nidalee, campioni che non hanno questo immenso scale nelle prospettive maggiori di partite, quindi c'è sempre stata un po' quella percezione che sì, magari lo score sta favorendo gli outplayed, ma i Makers hanno già investito sufficientemente sul loro futuro per garantirsi un mid e soprattutto un late game più che comodo. Una cosa che voglio aggiungere, appunto, di ricollegarmi un po' alla composizione, è che questa composizione per i Makers era perfetta, perché se non andavano behind troppo nei primi 15 minuti, cosa che era anche molto difficile visto i winning matchup a livello di pushing lane, sia in top lane che in mid lane, era molto difficile per loro perdere i fight, perché né Zed né Jin né tantomeno Malphite Nidalee sono dei campioni che possono fightare front to back contro Azirash, perché vengono kitati da matti, diciamo. Cioè, se provano a fightare andando dritti sull'avversario, hai ulti di Ashe, ulti di Azir, hai Lulu col polymorph, hai Gnar con suo stun in ultimate, Udyr con suo stun punta e clicca, letteralmente è veramente difficile correre in faccia a questa comp, e vieni kitato moltissimo dal range advantage che riescono ad avere i Makers. È vero, Jin ha un sacco di range, però un range non da DPS continuo, non da team fight, cioè nel senso è un DPS che si va a aggiungere bene magari al poke di Nidalee e così via, però non è comparabile alla Gatling Ash da due oggetti, vero? Diciamo che continua a tenere distante e ti impedisce di fightare in maniera vera e propria. Quindi per questi Makers si trattava semplicemente di dare kill magari, ma di non finire indietro a livello di mappa, a livello di risorse possedute, a livello individuale delle singole persone. Così è successo, e per gli outplayed è stato veramente difficile riuscire a giocare questa partita. Infatti dopo quel vantaggio 300 gold, come hai detto te Emi, sotto di 4 kill si era capito che questa partita era fondamentalmente impossibile da perdere per i nostri Zeus, per il loro logo. I nostri titani, ormai ufficialmente. Sono titani, ormai, la faccia è anche titani. Quella, ormai esatto, abbiamo parlato effettivamente. È vero, abbiamo parlato l'altra volta. Se erano ormai a sorpassati, però sono comunque dei titani. Però sai, in realtà siamo ancora lì, per questo è molto importante seguire il finale di stagione di Attack on Titan, ovviamente, perché è il chiaro segreto di questo PG Nation. Volevo dire del PG Nation. Che non è sponsor, però va bene lo stesso, volevo dire Eddie, lo cacciamo dentro. Stavo dicendo, volevo seguire il PG Nation per scoprire come andrà a finire Attack on Titan. No, aspetta, cosa? Scherzi a parte, però, quando abbiamo visto anche quel Zed, parliamo un attimo di Zed, perché quello Zed poteva essere molto interessante, anche magari contro altre tipologie di composizione. Il problema è che, come hai già citato tu, Noodles, tutte quelle abilità non solo ti bloccavano l'inserirti all'interno della composizione, ma ti bloccavano anche un cercare una papabile uccisione, perché bastava la Suprema di Lulu e già, per esempio, una Suprema su Ash, il marchio insomma su Ash, già poteva non portarlo a zona execute, ad esempio, così come anche gli scudi e quant'altro. Quindi per Zed non era un compito facile, poi ti spostavi un attimo tra la top e la bot ed era davvero difficile decidere chi. Gnar, la vedo dura assassinarlo, da giungla, lasciamo stare. La mid forse era qualcosa che poteva essere fattibile, ma quante volte abbiamo visto riuscire a salvarsi un Azir con i suoi scudi e quant'altro. Quindi
non era sicuramente facile per Zed, ed è un peccato perché non ha fatto una brutta partita, però non ha neanche fatto lo Zed della partita. Sì, assolutamente. Vai, prego. Aggiungo una cosa velocissima, poi ti lascio alla tua parte preferita, Emi, dicendo che Zed di solito si vede come last pick in red side, perché è una cosa che ha molto senso, nel senso che non permette all'avversario di avere quell'ultimo passo contro di te in draft, diciamo. Se invece lo vai a piccare in blue side, indipendentemente dal ruolo, a meno che dall'altra parte non abbiano già mostrato sia mid lane, che d'altro non si può neanche dire, perché in questa patch puoi giocare anche il blue top volendo. Sì. Quindi, o veramente hanno già showato tutto e manca solo il jungle e la di carry, che dice a quel punto allora può essere, va bene piccarlo in blue side, ma se no è un pick molto molto azzardato, e ti lascia, basta un pick appunto come Ludo, basta un support che abbia il polymorph scudo e suprema che, come dicevi te Eddie, va a impedire quel one shot potential, che a quel punto diventa veramente difficile giocare Zed, soprattutto appunto in un matchup a maggior ragione in cui a livello di teamfight viene outclassato a livello di range e devi sperare di poter giocare solo lane, che però era veramente difficile anche contro Gnar. Già, infatti anche sottolineato giustamente i nostri caster, appena arrivata quella Lulu R5, subito un po' di... in risposta a quel lock di Zed, molto, molto reattivi su questo i Maker, senza dubbio. La cosa importante che ha da fare adesso è l'aggiornamento finale sul Foldy della giornata di oggi, perché con questa partita, come avevo già anticipato prima, non cambia il possibile numero di spareggi che potremmo avere, però come abbiamo già evidenziato gli outplayed non possono più qualificarsi per i playoff, ma abbiamo ancora uno scenario dove siamo entrati nella giornata di oggi con quattro team che si giocavano tre spot di playoff, usciamo con ancora quegli stessi quattro team che si giocano gli stessi tre spot di playoff. Abbiamo sol pochissime certezze più di quando abbiamo iniziato quest'oggi. Ancora uno qualsiasi di quei quattro team potrebbe finire fuori, e si risolverà questa cosa soltanto domani e nemmeno nella prima partita, perché la prima partita Makers contro Cybergun, quindi non ha assolutamente impatto su quei quattro team che stanno inseguendo, quindi saranno gli ultimi tre team, o meglio gli ultimi tre game della stagione, a decidere i tre spot di playoff finali. Questa cosa è meravigliosa, è poetica, è perfetta. E questo quindi ci porterà sicuramente domani a dover tenere un po' le somme, con possibilità di grossi spareggi, perché, correggimi se sbaglio, Mon, ma ci sono veramente pochissime possibilità di avere addirittura zero spareggi? Non ce ne sono? In questo momento ce ne sono 4 su 16. 4 wow, su 16 con 0 spareggi, quindi il 25%, wow. 8 su 16, quindi il 50% con 8 spareggi, e poi 2... Con 8 spareggi? Perdonami, con 1 spareggio. Oppala! Tiriamo su un nuovo troppo campionato, allora, giù 8 via! Su 16, quindi il 50% con 1 spareggio, e poi rispettivamente 2 su 16 e 2 su 16 con 3 e 4 spareggi. Ma i 3 e 4 spareggi richiedono che gli outplay battano i GG Esports domani, quindi quello sarà il match focale. Chiedo per un amico, nel caso dopo la fine delle partite normali, ci sono anche le prediction per gli spareggi o no? Vediamo. Vediamo. Il recupero è Miracle Run. Io ormai ci credo. questa coppia Sasso e persona con ma io per adesso chiederò alla regia. No, sì. Io chiederò alla regia di fare un po' di cambiamenti. Vorrei le prediction a busta chiusa adesso. Busta chiusa per quanto riguarda degli spareggi, almeno. Busta chiusa per gli spareggi. Ci sentiamo su Twitter, Emi. Quindi un'ora prima massimo, anzi 40 minuti prima, vanno date una cartolina alla regia, fogliettino che va inviato con il logo della squadra votante. Se no qua se no mi tocca anche a me copiare Moonboy, quindi ma no, due di dai, te devi puntare alla vetta, non puoi puntare al non l'ultimo posto. Dov'è la tua ambizione, Ma io sono poco sopra di te, Noodles. Ne hai 3 punti più di me, vero. Signori, andiamo a vedere un attimo il recap di questa giornata, perché per appunto ci sono stati un po' di match abbastanza palesi, altri che ci hanno sicuramente emozionato. Machko, soprattutto, loro confermano di volersi in qualche modo assicurare quella loro prima posizione. Domani ne avranno la possibilità. Cybergun purtroppo crollano e dovranno stare anche molto attenti, perché l'abbiamo detto, di quei 5-7 non sono proprio così lontani dai Cybergun, con i raddoppi di Samsung e GG Esports, quindi quelli che potrebbero tecnicamente avere il potenziale non solo per alloccarsi le posizioni successive, superiori, ma anche portarsi a casa per l'appunto quella posizione di Cybergun. E i Makers in chiusura per l'appunto tornano i Titani e se la portano a casa. Io sto accusando un po' di
mal di schiena, portarmi dietro tutte le prediction di Noodles, non ce la faccio più veramente, oggi è stata una giornata primo 4-0 day comunque. No, questo è stato un 8-0 day per me, andrebbe detto, questo... Aspetta, perché io comunque ce l'ho messo il mio potere sul cursare gli Axolot e così via. Va bene, va bene. Facciamo... troppo facile dire soltanto il sasso non è sul merito. Va bene. Qua il sasso ci ha messo l'impegno. Sei il sasso dei trailer, degli Yordle di Wild Rift. Esatto. Chiudiamo prima ovviamente con la classifica, dopo aver visto per appunto la giornata di oggi. Classifica che per appunto vede Machiko e Makers 10-3, come dicevo per appunto domani avranno la possibilità di scalzare l'uno o l'altro, ma non in maniera diretta, anche perché ormai Machiko sono portati a casa quel 2-0 sui Makers, quindi o la perdono o non la perdono. Cyberground, attenti a Samsung e Gen Esports a questo punto. Rumble Axolotl sono lì per chiudere quel sesto slot. Outplayed ormai, credo che loro siano confermati con la sconfitta. Yeah. E quindi in ogni caso, che vincono o perdono, poco importa. Ma possono ancora? No. Impedire eventuali situazioni. Possono ancora darci lo spareggio da 4, possono ancora infastidire Gen Esports, mettere bastoni tra le ruote. Esatto. Più che altro un appunto che devo fare è che per i Cyberground, soprattutto occhio ai Gen Esports, in realtà loro sono grandissimi fan dei Samsung, perché hanno già il vantaggio degli score diretti sui Samsung, quindi vero. Qualora i Cyberground si trovassero uno spareggio a 3 con Samsung e Gen Esports, interamente probabile, avrebbero automaticamente il primo posto in quello, perché gli aiuta il fatto che i Samsung siano anche 2-0 contro i Gen Esports, quindi come aggregate score record Gen Esports finiscono ultimi in quello spareggio, Cyberground primi, Samsung secondi, quindi Cyberground ovviamente vogliono trovare la vittoria, vorrebbero garantirsi il terzo posto in quel modo se possibile battendo i Makers, ma se non riescono a farlo diventano i fan numero uno dei Samsung. Vediamo, gli spareggi e l'ultima giornata di campionato è sempre quel brivido. È sempre quel brivido e poi addirittura i playoff, quindi avremo la nostra seconda season. Ma signori, detto ciò, questo conclude quindi la prima giornata di questa ultima settimana del PG National Spring Split 2021. Domani, come sempre, ore 19:15 per l'Analyst Desk, in compagnia di Karen, Terenas e Noodles, ma vi ricordo LCK, che oggi si è preso una piccola pausa perché comincia tutte le settimane successive da giovedì. Quindi dalle ore 9 si comincia con LCK e poi alle 19:15 il PG Nationals. Signori, per stasera è tutto. Eddie Noise, Moonboy, Noodles, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.